quest'anno la primavera tiburtina impone una ricorrenza importante che è il Natale di Tivoli, contenitore che da anni accoglie tutte le associazioni in espressione, quindi in tutto quello che riguarda la cultura della nostra città, le tradizioni, il folklore, ma qualsiasi evento legato a, diciamo, a quello che è la nostra attitudine culturale è ben accetta in questo periodo. Purtroppo il Covid ci ha tappato le ali e vorremmo ricominciare prestissimo a fare delle cose. Siamo riusciti però a inserire nel YouTube comunale una sezione dedicata proprio a questo periodo. Ci saranno molti video, ci saranno molte cose, in attesa che si potrà tornare tutti insieme a vivere e a goderci la città in manifestazioni ed eventi fatti in presenza. Vi auguro una buona visione e sperando di tornare presto a stare gomito a gomito a vedere qualsiasi cosa la città possa presentare. Buon compleanno Tivoli! Per raccontare le antiche tradizioni di Bordino ci vorrebbero giorni e soprattutto si potrebbero scrivere molti libri. Io mi soffermerò solo sul piccolo spaccato di vita di Bordino e di un'antica tradizione, quella della raccolta delle olive. Il periodo della raccolta partiva da novembre fino alla fine di gennaio e per questo lavoro venivano impiegate le cosiddette olivarole, raccoglitrici di olive. Per la maggior parte erano donne provenienti da molti paesi vicini e soprattutto dall'Abruzzo, tanto che molte di queste si accasavano con giovani tiburtini. A Tivoli queste olivarole venivano chiamate gioghiare, parola derivante da ogliarole, oghiarole, oghiare, e da qui gioghiare. Durante i momenti di riposo queste donne passavano il tempo libero a cantare, a suonare, e suonavano i tamburelli. Cantavano soprattutto stornelli a dispetto, rivolti spesso verso il loro caporale, che era colui che le controllava il loro lavoro, o verso le stesse compagne. Dato che il loro lavoro si svolgeva a ridosso del carnevale, spesso aprivano il carnevale stesso nel giorno di Sant'Antonio, il 17 gennaio, e poi successivamente aprivano le prime sfilate del carnevale. Per la cronaca, la parola gioghiara veniva rivolta alle donne o anche agli uomini. Comunque erano brave stornellatrici a braccio. Qui un esempio di un loro stornello. O caporale, e tettele da gundu se li parole, se no te metto fuoco a Lucasale. E qui conviene ricordare le tamburellare tiburtine che oggi hanno ripreso un po' la tradizione del cantare e del suonare tamburelli delle cosiddette livarole. Oggi sono presenti tutte le manifestazioni che riguardano la tradizione tiburtina, nel carnevale, in tutte le tradizioni, tutte le feste. E queste lo fanno appassionatamente, sono un gruppo di donne, qualche volta uomini, che con costumi tradizionali sfilano nella nostra città e anche fuori della città, in altri paesi, e per far vedere, per far conoscere le nostre tradizioni. Il loro inno è un inno bellissimo, scritto da una prima fondatrice, che era Elena Silvestri, e dice così: siamo tamburellare di burtine, ci piace de sonà a tutte l'ore, levemo gli doluri a chi ci lane. Siamo tamburellare di burtine, ci piace